Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi in un video improvvisato. Ho deciso di fare questo video poco fa, pochi minuti fa. Stavo parlando al telefono con qualcuno e insomma ci siamo messi a parlare del più e del meno, e siccome ci sono alcune persone che stanno condividendo i nostri video su Facebook, e noi non abbiamo Facebook, ci siamo tolti per una serie di motivi, e parlando del più e del meno, siamo andati a parlare dell'apostasia, in particolar modo di quello che è successo. Quanti giorni fa? 2 o 3 giorni fa, non mi ricordo, a Catania è successo un qualcosa di veramente scandaloso. Ripeto, non avevo nessuna intenzione di parlare di questo, se no salvo qualche mero accenno che posso fare nei miei video. Ma parlando del più e del meno, un po' lo spirito, il mio spirito si è abbastanza acceso, soprattutto quando ho trovato due foto. Quando io ho trovato queste due foto, veramente, veramente, spiritualmente parlando, non ci ho capito più niente. No, è ora, di farla un po' finita. Noi non è un giorno che stiamo denunciando l'apostasia, e questo per la grazia di Dio, ma è ora di farla veramente un po' finita, che le persone possano iniziare a uscire, chi è di sana dottrina, dalla tana. Ok? Benissimo. Allora, vogliamo entrare nella navigazione virtuale. Ecco, ok. Da questo momento siete con noi. Scusate un attimo perché voglio vedere se l'ho preso. Dove sta? Sì, è questo. Perfetto. Ok, allora questo lo vado a togliere e te vado a mettere qua. Perfetto. Allora, da questo momento siete connessi con noi, quindi navighiamo insieme. Adesso io apro qui, ok? Apro la parola.net e noi non ci vergogniamo di fare il nome di Gesù e di dire che Gesù è il Cristo, è il Messia atteso, il Messia di Israele, il Salvatore del mondo. Noi non ci vergogniamo, noi evangelici veri, non quelli nominali, non ci vergogniamo di fare il nome di Gesù. E vogliamo andare in Tito, capitolo 1. Punto 10. Ah, leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Lo facciamo un pochino più grande qui, Tito, qui l'epistola di Tito, scusate. Dice: perciò che vi sono molti ribelli, molti cianciatori, molti seduttori di menti, principalmente quei della circoncisione, sta dicendo, quindi degli ebrei, a cui conviene turare la bocca. Guarda caso, questo video ci capita proprio a Ciccio. Pochissimi giorni fa abbiamo fatto un video, noi adesso andiamo nel nostro canale, questo è il nostro canale, ok? Tu cerchi Alessio 912, no? Alessio, oppure metti Alessio Evangelisti. Eccolo qua, ti dà Alessio 912, io sono Alessio Evangelisti, entri nel canale, ok, ti dà questo, perfetto. Allora facciamo un pochino più grande, ti dà questo, poi vai su video, eccolo qua, e ti ritrovi sul nostro canale, ok? Questo è il nostro canale. Pochi giorni fa noi abbiamo fatto questo video qua, ok? Che si intitola Cristiani senza chiesa per apostasia, fine dei tempi, ultima riforma, Torben Sondergaard. Benissimo.
E abbiamo spiegato proprio pochi giorni fa, questo è stato fatto 4 giorni fa, oggi è il 22 febbraio, sono le 20:09, e abbiamo spiegato in questo video come molti cristiani non hanno una comunità, una chiesa da frequentare per colpa della grande apostasia che regna praticamente in almeno il 90% delle chiese evangeliche nel mondo. Quando noi lanciamo questi dati, la gente veramente si allarma, ma è ora di credere a quello che dice la parola di Dio. La parola di Dio dice che la greggia è piccolissima. Una greggia piccola è piccola, tant'è che Gesù, parlando della sua venuta, fa una proclamazione veramente incredibile. Lui dice, il Signore Gesù dice, quando io troverò io la fede in terra? La fede ha tanti significati. Uno dei migliaia di significati che ha il termine fede significa anche parola. Oltretutto, significa vivere, significa camminare, significa credere, ma credere in cosa? Nella sua parola. Io credo che il Signore ha mandato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda nel suo unigenito figliuolo che si chiama Gesù il Cristo, il quale è venuto, ha preso forma d'uomo, è nato da una vergine e ha vissuto una vita di circa 33 anni e mezzo, è stato completamente santo, non ha mai peccato, è morto sulla croce, è morto per prendere i nostri peccati, è risorto, è salito su alla destra del Padre. La fede implica una parola, perché dobbiamo credere a qualche cosa. Questo qualcosa si chiama la parola, la fede. La fede è anche la parola. Quindi, quando il Signore Gesù dice, quando io tornerò, troverò io la fede sulla terra, sta dicendo, ma troverò la mia parola. Di certo non si sta riferendo al mondo, perché il mondo palesemente non solo nega la parola di Cristo, ma addirittura la combatte e addirittura Dio lo bestemmia, o direttamente con la bocca o con le proprie azioni. Benissimo. E le persone, oggigiorno, essendo immersi dall'apostasia, praticamente non vogliono che venga fatto questo che abbiamo appena letto, quello di turare la bocca, quello di riprendere le tenebre, dirà altrove, soprattutto in Corinzi, dirà riprendere le tenebre, cioè denunciare le tenebre, e adotteranno frasi decontestualizzate, no? Tipo non giudicare, quando invece la parola di Dio ordina di giudicare ogni cosa che si fa nel seno della Chiesa. Qui sta parlando della riunione di culti, di culto, della riunione dei credenti, dice parlino 2 o 3 profeti, cioè tutto quello che si fa nel seno della Chiesa deve essere giudicato. Giudicare significa valutare se una cosa è vera, è falsa, corrisponde al fondamento, nel nostro caso biblico, ovvero il contrario. L'epistola ai Corinti inizia proprio col fatto che noi giudichiamo tutto e giudicheremo ogni cosa. Quando noi leggiamo in Matteo 7, Romani 2, che non bisogna giudicare, sta parlando del giudizio ipocrita. Cioè, in Romani dice tu giudichi gli altri e poi tu fai le medesime cose. Ma no che non bisogna giudicare. Se tu vai a se io adesso ti prendo il vocabolario della lingua italiana e ti cerco il termine giudicare, tu noterai, potrai constatare che come inizia a parlare se ne va la voce sempre. Soprattutto in un argomento così importante proprio non ci vuole. Quindi, scusate, ma se ne va sempre sta voce, è una cosa incredibile. Quindi se tu prendi il vocabolario della lingua italiana e vai a cercare il termine giudicare, potrai constatare che giudicare, uno dei significati principali, è ponderare se qualcosa è vero o è falso, se corrisponde a verità, ovvero il contrario. Questo è molto importante. Quindi quando qualcuno
dice non giudicare, è un qualcuno irrazionale. Poi si parla di condanna. Giudicare è una cosa, condannare è un'altra cosa. Noi non condanniamo, ovvero all'inferno, ma predichiamo, perché predicare non è condannare. Allora, predicare è una cosa, condannare è un'altra cosa, giudicare è un'altra cosa. Noi giudichiamo tutto e tutti, soprattutto gli uomini, quello che si fa nel seno nella Chiesa. Leggiti tutto il capitolo 14 di Prima Corinti, tutto quello che si fa nel seno della Chiesa va giudicato. Predicare non è condannare. E poi noi condanniamo il peccato, le azioni, l'adulterio, l'omosessualità, l'ipocrisia. Noi facciamo anche nomi e cognomi per denunciare, come hanno fatto tutti quanti gli apostoli, la Bibbia, e nell'Antico Testamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quando noi diciamo che la gregge è piccola, che il 90% delle chiese evangeliche minimo sono cadute in apostasia, questo ha un riscontro biblico. Nell'Antico Testamento è scritto che Elia era rimasto solo e gli dice al Signore: Signore Gesù, e Signore Gesù, no, all'epoca non conoscevano ancora il nome Gesù, scusate, ho sbagliato, ma però, insomma, già c'è sempre stato, Gesù è Dio ed è eterno. Comunque, Signore, Yahweh, Adonai Elohim, El Shaddai, insomma, i termini per nominare il Signore sono tantissimi, gloria al suo santo nome. Si rivolge al Signore e gli dice, Elia, Signore, sono rimasto io da solo. Il Signore gli dice: no, Elia, non sei rimasto da solo. Ci sono ancora 7.000 uomini che non hanno piegato le ginocchia ai Baali. Ora, questo ci dimostra tante cose, che la popolazione di tutto Israele era di milioni, 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 milioni di persone, e di tutti questi milioni solamente il 7.000 uomini si erano mantenuti fedeli. Fatti un po' il conto in percentuale, quanti sono i salvati? Siccome è scritto in Ecclesiaste 1:9, 3:15 che la storia si ripete e che le cose scritte sono, e questo lo dirà il Nuovo Testamento, sono state scritte nell'Antico Testamento per noi, per servirci d'esempio a noi, e la storia si ripete, ecco che quando noi diciamo che quando il Signore verrà a rapire la sua Chiesa, se rapirà dal 5 al 6% sarà un successo. Vi stanno prendendo in giro, non vi stanno neanche dicendo che noi non stiamo aspettando la seconda venuta di Cristo, ma che stiamo aspettando il rapimento della Chiesa, che non c'entra un bel nulla con la venuta di Cristo. La venuta di Cristo avverrà nella seconda metà, insomma alla fine della grande tribolazione, poserà i suoi piedi sulla terra, in particolar modo sul Monte degli Ulivi. Mentre invece il rapimento della Chiesa avverrà 7 anni prima, perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, ma questa è un'altra storia, e quello non è il ritorno di Cristo. Noi siamo a un passo del rapimento della Chiesa, non del ritorno di Cristo. Quindi noi ci stiamo trovando in un mare di apostasia, perché la gente sta aspettando il risveglio non c'è, la Chiesa deve affrontare l'apostasia finale. Chi si risveglierà paradossalmente sarà Israele, questo sì, ma questo nella grande tribolazione. Adesso ci sono dei focolari, dei piccoli fuochi di Israele. Ma mo adesso non lo voglio fare troppo lungo questo video, questo è un video di denuncia. Allora, è stata fatta, a proposito di non giudicare, no, noi giudichiamo tutto e denunciamo, è stata fatta una riunione a Catania, ve la voglio far vedere. Quando io ho visto questa foto, ho detto no, non posso tacere. Allora, questo è il video, eccolo qua, tu metti Uniti verso la radice Catania, ti appare questo qua, eccolo qua. Vedete questo, ok, questa è stata la riunione che si è fatta a Catania. C'erano parecchie persone, alcuni di questi anche io li conosco, non mi voglio mettere a fare nomi, ma li conosco molto bene. E c'erano parecchi,
parecchi, e addirittura qualcuno lo conosco pure di vista, e ci siamo visti anche, ma lui non si ricorderà di me, perché all'epoca andavo alle riunioni in alcune parti e non ero ancora pastore. Io sono diventato pastore 6-7 anni fa, e quindi ero più giovane. Insomma, però c'erano parecchi personaggi, e c'erano gli apostolici, c'erano le Adi, che vabbè, le Adi le conosco come le mie tasche, vi potrei raccontare tantissime cose, ma lasciamo stare. Parole di vita, Borrello, Lirio Borrello, c'era anche il senatore Malan, no? Bello, bello messo in alcuni ambienti molto simpatici. C'era anche la tenda Cristo e la risposta. Salute, ti ricordi di me, Schaffer? Un bacione. C'eri anche tu. È mancato il presidente dell'IPL, ha mandato il suo, che io quelli lì conosco uno per uno, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, ok. Allora, che è successo? Hanno fatto questa riunione e hanno fatto venire gli ebrei direttamente da Hebron, dalla Giudea, quindi. E è venuto chi? Non mi ricordo chi era. Non mi ricordo. Comunque è venuta una delegazione politica direttamente dalla Giudea. Benissimo, chi meglio di noi può parlare di queste cose? Se voi entrate qua, in questo video, vi vedete tutto quanto il video. Allora, chi meglio di noi può trattare l'argomento degli ebrei? Perché noi, essendo cristiani, come tutti quanti cristiani, noi amiamo Israele, benediciamo Israele, preghiamo per Israele, perché noi amiamo tutti fondamentalmente, e soprattutto gli ebrei, che sono, come sempre detto, il popolo di Dio, continuano ancora oggi a essere il popolo di Dio, anche se non sono salvati. Un ebreo oggi muore, se ne va all'inferno con tutte le scarpe. Perché? Perché hanno rinnegato Cristo, e chiunque non ha Cristo, chi ha Gesù, dice prima Giovanni 5,12, ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Quindi loro in questo momento sì, sono popolo di Dio, è vero, ma è un popolo che non è salvato, tranne quei pochi ebrei che stanno sempre via più aumentando, che stanno accettando Gesù come personale salvatore. Da non chiamarli troppo ebrei messianici, perché lì sono stati infiltrati pure loro, e il 90% degli ebrei messianici non sono ebrei veri, sono fasulli, come vedete l'apostasia mette paura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chi meglio di noi? Quindi noi diciamo, noi sì, amiamo tutti, amare significa far del bene. Se il tuo nemico, che devi amare, ha fame, noi dobbiamo amare tutti, non avere comunione. Se io vedo un satanista, che i satanisti, i gnostici, i massoni sono nostri nemici, ok? E lo vedo che sta buttato per strada ferito, io lo devo aiutare e lo aiuto. Se lo vedo affamato, gli porto da mangiare. Se lo vedo che sta male, lo porto all'ospedale. Questo è l'amore, ma non la comunione. E Dio nel principio creò il cielo e la terra e separò, perché poi creò anche la luce, or, e creando la luce, lui separò le tenebre dalla luce. E quindi dirà il Nuovo Testamento, tra tenebre e luce non c'è comunione, anzi un poco di lievito lievita tutta la massa. Quindi va bene amare tutti, va bene amare i nostri nemici, dobbiamo anche amare gli ebrei, però la comunione, attenzione, ma voglio andare piano, perché qualcuno sta dicendo che l'amore adesso deve appunto dare soldi, deve alt. Allora, gli ebrei non hanno bisogno di soldi. Gli ebrei non hanno bisogno dei nostri soldi. È stata fatta questa delegazione trattante, oddio, io mischio anche il mio lavoro, scusate. È venuta questa, perché io lavoro, ok? Ogni tanto, se sono uscito un termine amministrativo tecnico, perdonatemi.
è venuta questa delegazione da Israele, politica, ok? Hanno fatto un accordo, ok? Non so come definirlo, un accordo, un trattato, non l'ho letto il documento, però se ne parla, dove praticamente gli evangelici si impegnano a contribuire economicamente alla costruzione di delle case, penso in Hebron e dintorni, nella Giudea, che poi a sua volta queste case saranno affittate a tot soldi, e lì gli affitti nella Giudea stanno in 5.000 euro come se niente, 5.000 dollari come se niente fosse, 4.000 dollari, 5.000 dollari come se niente fosse. Ora, loro domanda: voi che date questi soldi agli ebrei che sono ricchissimi, da dove li prendete i soldi? Chi ve li dà i soldi a voi? Chi ve li dà i soldi? Le anime. I credenti vi danno i soldi a voi, perché voi dovete dare i soldi agli ebrei. E i soldi ai nostri poveri chi glieli dà? Quando Paolo faceva le collette da portare a Gerusalemme, era per la chiesa, Allora, se tu mi dici vado a aiutare i nostri fratelli ebrei in Israele, che sono perseguitati dagli ortodossi, e vi potrei raccontare tante cose, allora quello ha senso ed è biblico. Ma andare a aiutare qualcuno che gli escono fuori i soldi da qua, quando noi ci abbiamo, soprattutto in Sicilia, che ci sono tanti cari fratelli che non hanno lavoro e che mi piagne il cuore. Non è che qui a Roma stiamo a scialà, però in Sicilia proprio stanno così i porelli. Dice: noi già famo, ecco appunto, continuate a fare e lasciate chi c'ha gli soldi. Non va, chi c'ha gli soldi, che gli vai a dare altri soldi? Domanda. Ma non è, no, adesso andiamo piano. Entriamo subito in gioco e vi voglio far vedere una cosa. Allora, è stata fatta la riunione. Ok, la riunione è stata fatta qua. Eccola qua. Questo è il luogo della riunione. Lo vedete? C'è una scritta qua. Vedete? Lo voglio mettere più qua perché sicuramente ci sarà la mia immagine. Ok, eccola qua. Perfetto. Eccola qua. La facciamo un pochino più grande. Guardate cosa c'è scritto. Gesù Cristo è il Signore. Questo è un luogo di culto, o se lo vogliamo chiamare anche chiesa, anche se la chiesa sono le anime, ma si può usare anche il termine chiesa per indicare il locale di culto, ora non facciamo come legalisti. Quindi nel locale di culto, nella chiesa, c'è scritto giustamente il nome. Cosa dice Fatti degli Apostoli 4:12? Non vi è alcun altro nome per il quale possiamo essere salvati. Qual è? Gesù. Yeshua. C'è il nome. Gesù è Gesù Cristo è il Signore. Ok, benissimo. Quando loro hanno organizzato la riunione che trovate qua, noterete quando tu entri in questo video, che non voglio aprire, hai visto mai me lo dovessero bloccare per le solite stupidaggini di copyright, quando tu entri qua, tu noterai a un certo punto che l'immagine che tu vedrai è limitata a un range molto ristretto, ovvero che non prende tutto quanto quello che tu stai vedendo adesso, ma è sempre minimizzata, mentre invece quelle pochissime volte che ti fanno vedere dove si trovano i posti a sedere, lì proprio ti fanno vedere tutto. Mentre invece quando ti fanno vedere il palco è sempre limitato, se voi ci fate caso, e non ti fanno vedere la scritta qua sopra. Qualcuno dirà: vabbè, qual è il problema? Niente. Fino qua non c'è nessun problema e nessun peccato. Il problema nasce quando si fa la riunione, vengono tutti appunto gli apostolici, le Adi, le parole di vita, Borello, la tenda, l'IPL, tutti quanti vengono
arrivano lì, fanno la riunione, inizia la riunione, a un certo punto notiamo che qui, appunto, prima della riunione c'era Gesù Cristo e il Signore, durante la riunione fanno la foto, fanno la riunione, guardate che cosa esce qua. La parola Gesù è stata tolta. Allora, qualcuno qui ha detto una frase che a me personalmente mi ha agghiacciato. Questa è la riunione. Ha detto, verso la fine della riunione, questa frase. Non mi ricordo bene le parole esatte, ve lo dirò con parole mie. Dico, sana dottrina, perché qui non ci dovrebbe essere sana dottrina nell'andare alle nostre radici e a aiutare gli ebrei economicamente? Al che io mi sono domandato, perché sapete, io mi faccio troppe domande forse, e ringrazio Dio per questo, mi sono chiesto, perché ha parlato di sana dottrina, come dire, hai visto quando vuoi mettere le mani avanti per non cascare indietro? Forse la tua coscienza ti ha in qualche modo rimproverato, ovvero hai qualcosa da nascondere, forse più la seconda che la prima? Anzi, no, forse. Perché hai parlato di sana dottrina? È stato tolto il nome Gesù, ma io dico, questi maestri della Bibbia, questi sono tutti maestri della Bibbia, tutti, e pastori, apostoli, insomma, tutti questi maestri della Bibbia sanno meglio di me che chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre. Chi non mi avrà riconosciuto davanti al Signore, io non lo riconoscerò davanti al Padre. Ora, al di là di tutto quello che io ho detto fino adesso, delle case, di dare i soldi, di tutto questo che si può accettare, si può non accettare, ci si può nascondere, si può tentare di fare a pezzi quello che io ho detto con una buona retorica, perché io ho sempre detto che i dibattiti non li vince chi c'ha la verità, ma chi c'ha la retorica qui sulla terra, ma questa è un'altra storia. Quindi se tu hai una buona retorica puoi anche fare a pezzi quello che io ho detto fino adesso, ma davanti a questa aberrazione, cioè che il santo nome di Gesù Cristo è stato tolto perché sono venuti gli ebrei, e non mi cercare scuse, ti vergogni di Gesù? Non confessi Gesù? Vogliamo leggere? No, che ce ne sia bisogno, questo è per denuncia, Noi già le sappiamo. Allora, vogliamo leggere Fatti degli Apostoli? Capitolo 1 o capitolo 2? No, capitolo 2. Fatti degli Apostoli 2? Sì. E il verso non me lo ricordo. Allora. Ok. Allora, Pietro parla e dice, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo di cui Dio vi ha date prove concrete, certe, con potenti operazioni, nessuno può risuscitare i morti, e prodigi, segni, i quali Dio fece per lui fra voi, come ancora voi sapete, esso dico, per lo determinato consiglio e la provvidenza di Dio vi fu dato nelle mani, voi lo pigliaste per mani iniqui, perché gli fu fatto un processo fra l'altro pure di notte, e lo conficcaste in croce e l'uccideste. Questo è quello che l'apostolo Pietro gli predicò agli ebrei, che come già detto,
qui è scritto che agli ebrei conviene turare la bocca. Sì, preghiamo per loro. Sì, li benediciamo. Sì, è il popolo di Dio. Ma gli predichiamo Cristo. E come diciamo ai gentili? Che voi andrete all'inferno se non accettate Cristo? E come denunciamo i falsi cristiani, i falsi evangelici e l'apostasia, così anche agli ebrei noi diciamo: voi avete ucciso il Cristo, e anche noi l'abbiamo ucciso tutti, ma soprattutto voi che era il vostro Messia, l'avete ucciso e andrete all'inferno. Qui notiamo che il nome Gesù è stato debellato, è stato tolto, e io, Chiesa di Gesù Cristo, devo stare in silenzio? Sì. Perché non devo giudicare? Ipocrita. Ipocriti. Ipocriti. Avete venduto Gesù per un piatto di lenticchie. Siete peggio di Esaù. Siete peggio di Edom. Esaù e Edom. Edom e Esaù. Leggi la Bibbia, analfabeta. Ce l'ho con, non con i cari fratelli. Avete venduto la vita eterna, la primogenitura, per un piatto di lenticchie. Si dice che le lenticchie portano soldi, che il primo dell'anno bisogna mangiare lenticchie per avere soldi. Da dove l'hanno presa questa pagliacciata? Avete tolto il nome Gesù. Ho visto, ho girato per vedere se qualcuno avesse fatto un video. No, ci sono diverse cose, ma video non ne ho visto nessuno. Ho detto, hai visto? Spero di non essere primo. Però, sta qua. Ho detto, fammi fare un video. Allora, gentili apostati, perché non siete cari, vi vorrei insegnare un po' di Bibbia. Ma adesso aspettate voi. Intanto voglio parlare ai cari fratelli. Allora, Prima Timoteo, capitolo 4, verso 1, dice che lo Spirito Santo, che è una persona, infatti parla, le persone parlano. Lo Spirito Santo è una persona, tu ci puoi anche parlare, e no che è peccato tutto. Noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù per lo Spirito Santo, ma se parlo, se dico due parole al Padre, o due parole al Figlio, due parole allo Spirito Santo, non ci si va all'inferno. Lo Spirito Santo è una persona, lo Spirito Santo è Dio stesso, è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo si adora anche, lo Spirito Santo parla, lo Spirito Santo dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. Il mondo non può apostatare dalla fede perché il mondo non ha fede, sta parlando della Chiesa di Gesù Cristo, attendendo a spiriti seduttori e a dottrine diaboliche, cominciando dalla caduta per terra e a tutte ste sciocchezze, alle lingue sataniche che Dio battezza di Spirito Santo, amen, ancora oggi, gloria a Dio, ma attenzione anche a quando non è lo Spirito Santo ma è lo spirito di Satana. E quindi Timoteo dice che negli ultimi tempi, nell'ultimo momento, la Chiesa riceverà dottrine di demoni. Seconda Timoteo 3, il verso 2 dice Paolo: or Timoteo, sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi. Sta parlando della Chiesa di Gesù Cristo, non sta parlando del mondo, anche se ovviamente se la Chiesa è corrotta, figuriamoci il mondo. Come faccio a dimostrare che sta parlando della Chiesa? Guarda, te lo dice zio tuo, tu che sei apostata. Guarda come faccio. Guarda, perché se tu vai un pochino più avanti, qui dice avendo l'apparenza della pietà, cioè manifestando una certa pietà, una certa fede, un certo comportamento cristiano. Il mondo non ha l'apparenza della pietà. Il mondo ruba, froda, mente, bugera,
vive la fornicazione, si vanta, promuove la promiscuità sessuale, violenta, uccide, ammazza, crea bombe atomiche, crea armi nuove, si vanta di aver frodato più gente possibile, vive una vita di fornicazione, di adulterio, di menzogna, di bugie, bestemmia a bocca aperta tutti quanti, rinnega Dio, promuove l'ognosticismo, la massoneria, il satanismo. Il mondo non ha l'apparenza della pietà. Chi ha l'apparenza della pietà è chi ha la pietà, ma non avendola, allora vuole apparentare di averla perché vuole nascondere quello che c'è dentro al cuore, e questa è solo che la Chiesa di Gesù Cristo. Ragion per cui, quando dice sappi questo, che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili perché gli uomini saranno amatori di loro stessi, non sta parlando del mondo, sta parlando della Chiesa, e dice che nella Chiesa saranno avari e vanagloriosi, soprattutto dice avari. Cosa è stato fatto qui in questa riunione? Money. Potere. Pennacchio. Molti fanno, i pastori, i ministri, i cinque ministeri, e sottostanno a un movimento apostata perché non vogliono perdere il proprio posto, perché se tu sei un pastore e ti metti a dire la verità, vieni confinato e vieni buttato fuori e ti ritrovi a casa tua da solo, con pochi fratelli che ti seguiranno a te, che saranno buttati fuori anche loro, e vi riunirete nelle case, come abbiamo detto appunto nel video che abbiamo presentato poc'anzi. Questo qua, cristiani senza chiesa, per apostasia a fine dei tempi. Siccome loro amano appunto il vanagloriarsi, vogliono stare su pur di avere il compito nella Chiesa, forse anche solo suonare, fare qualsiasi cosa, sono pronti a tutto. Superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai padri, madri, sta parlando della Chiesa, ingrati, scellerati, senza affezione naturale, mancatori di fede, di parola di Dio. Oggi sanno manco che la Chiesa non sta aspettando la seconda venuta di Cristo, ma che sta aspettando il rapimento della Chiesa. Non sanno neanche questo. Calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore verso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, avendo l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la forza d'essa, cioè non vivono un cristianesimo. Anche tali schiva, non li frequentare, schiva. Cosa mi rappresenta questo ecumenismo? Ci mancava solamente il prete e stavamo completi a posto. Er capoccia, er gesuita de turno che controlla il mondo, ci mancava solo lui. Questi vanno schivati, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo falso, perciò che del numero di costoro sono quelli che sottentano nelle case, eccetera, eccetera, eccetera. Le mie persecuzioni, dire la verità, vivere l'Evangelo, denunciare l'apostasia, significa essere perseguitato dall'uomo. Se invece non lo fai, non sarai perseguitato dall'uomo, ma sarai perseguitato dalla verità, cioè da Cristo stesso. Come disse Davide, meglio che io cada nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini. Se ti perseguita la verità, Cristo, fatti tuoi, meglio cadere nelle mani degli uomini, proprio facendo un discorso da pazzia. L'Evangelo è afflizioni che gli sono avvenute in Antiochia, Iconio, Listri, persecuzioni sostenute, eppure il Signore lo ha supportato, lo ha liberato da tutte, e tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Gli uomini malvagi, ingannatori, procederanno in peggio seducendo, essendo sedotti, ma noi siamo chiamati a perseverare nelle cose che abbiamo imparato, perché la nostra radice
Attenzione a dire che sono gli ebrei, perché la nostra radice è Cristo. Gli ebrei sono il mezzo, lo strumento. La nostra radice è Cristo. E qui manca la nostra radice, ed è stato detto che la nostra radice sono gli ebrei. La nostra radice è Cristo. Che poi gli ebrei sono popolo di Dio, che sono i detentori degli oracoli di Dio, che li dobbiamo amare, che se vedo un ebreo che viene perseguitato come ha fatto la mia famiglia, lo devo aiutare, lo devo albergare a casa, e lo faccio, e altro che se non lo faccio, se ha fame gli do da mangiare, quello è un altro discorso. Questo vale sempre, ma non questo che è stato fatto. Al di là di quello che sono stati dati dei soldi a persone che riescono, c'hanno loro pure ovunque. Ma togliere il nome Gesù. E ancora li difendete. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, utile a insegnare, arguire, correggere, ammaestrare in giustizia. Se io vado al capitolo 4, i primi versi, dice: io dunque ti protesto nel cospetto di Dio e del Signor Gesù Cristo, due persone. Prima c'era lo Spirito Santo, tre persone, il quale ha già da giudicare vivi e morti nella sua apparizione e nel suo regno, che tu predichi la parola, che tu faccia istanza a tempo, fuori di tempo, riprendi e sgrida. E no, che non dobbiamo giudicare e denunciare l'apostasia. Hanno tolto il nome Gesù perché hanno amata più la gloria degli uomini che Dio stesso. E per fare una bella figura davanti a coloro che hanno crocifisso Gesù, che Pietro li ha denunciati pubblicamente, e in virtù di questa denuncia lo Spirito Santo ha operato e si sono convertiti prima 5.000 persone, poi altre, e questi hanno tolto il nome Gesù. Eccolo qua. Allora, qui c'è il nome Gesù, qui manca il nome Gesù. E noi siamo chiamati a riprendere e a sgridare nel nome di Gesù, esortando con ogni pazienza e dottrina, perciò che verrà il tempo che non comporteranno o sopporteranno la sana dottrina, ma per il prurito di udire o pizzicando loro le orecchie si accumuleranno dottori falsi, secondo i loro propri appetiti rivolteranno, dando le spalle, le orecchie alla verità e si volgeranno alle favole. Ma dice il Signore di essere vigilanti in ogni cosa. Questo ci causerà sofferenze, afflizioni, ma noi facciamo l'opera di evangelizzazione, cioè denunciare anche queste cose, perché l'evangelista, io non sono evangelista, ma comunque non per questo non evangelizzo, però non ho il ministero di evangelista, anzi io proprio non sono capace, non ho questa cosa, però evangelizzo nel mio piccolo, faccio quello che posso. L'evangelista è chiamato anche a sgridare e a denunciare. Questo è il video, potete vederlo. Uniti verso la radice, Catania. Questi sedicenti
che hanno appoggiato che il nome Gesù venisse tolto, e poi qualcuno disse: dov'è la sana dottrina? Qualcuno disse: questa è sana dottrina, quando dietro mancava il nome Gesù. Eccolo qua, manca il nome Gesù. E qualcuno disse: non dovete dire che questa non è sana dottrina. E qui mancava il nome Gesù. E qui, se vedete il video, non è mai stato ripreso tutto quanto il palcoscenico. Eccolo qua. Il palcoscenico per intero non è mai stato ripreso. Mai. Mai. È stato ripreso sempre la parte di sotto. Strano questo, vero? Cioè, è stato studiato tutto nei minimi dettagli. Ma come dice qualcuno, il diavolo fa le pile, ma non fa i coperchi. Concludo con questo, qua. Questo è il mio canale. Questo è il video. Cristiani senza chiesa, apostasia, fine dei tempi. Qui dico quello che bisogna fare in questi ultimi tempi. Vedetevi il video. Questa è stata la denuncia. Vediamo quante capre verranno a scrivere sotto al video dicendomi: non devi giudicare. Non devi giudicare. È triste, vero? Comunque, come mi insegnò qualcuno poco fa, dice: Alessio, però queste cose dovevano succedere, altrimenti il Signore non può venire a rapire la sua chiesa. E quindi tutto sommato, sì, il nostro spirito si infiamma, ma che la nostra fede si rallegri, perché il giorno che il Signore rapirà la sua chiesa è molto vicino, molto vicino. Siamo entrati nel conteggio alla rovescia, e vedete un po', non vendete il nome Gesù per un piatto, ma no, a parte per un piatto di lenticchie, ma neanche per tutto l'oro del mondo. Che vuol dire un piatto di lenticchie? Certo, un piatto di lenticchie fa proprio ridere, ma Gesù stesso ha detto: se tu conquisti tutto il mondo e ti perdi l'anima, a che ti serve? Che tu vuoi il ministero a qualsiasi costo, il compito in chiesa a qualsiasi costo. Sono tutte, dice mia madre, sono tutte lucciole che Satana gli fa vedere, e poi alla fine spariscono. E voglio finire con questa testimonianza, non mia. C'è un grande servo di Dio, molto grande, a livello mondiale, non voglio fare il nome, non mi interessa, c'è questo grande servo di Dio che sta all'estero, che ha un ministero grandissimo ed è un ebreo messianico, lui predica Cristo forte, e lui ha avuto una visione da parte dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo gli ha mostrato una parte del rapimento della Chiesa, ovvero tutte quelle chiese apostate, dove ci sono appunto gli apostoli della prosperità, dove si predica il Dio denaro, i soldi, tutta la monnezza che predica l'apostasia, che non insegna tutte queste cose, che il Signore sta per rapire la sua Chiesa, che la Chiesa non sta aspettando la seconda venuta di Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. E il Signore gli ha mostrato
che nel momento in cui la Chiesa sarà rapita e le persone vedranno che se n'è andata via la Chiesa e rimarranno qua sulla terra, andranno da questi falsi ministri e con le proprie mani li uccideranno e li squarceranno con le proprie mani, molti di loro. Grazie per averci seguito fin qui. Dio ci benedica. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vede nel prossimo videoprogramma. Shalom.